Escapato Fúria, um belo desenho. Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi una video lezione dedicata a questi disegni qua. Come fare un disegno in questo modo, a un modo veloce, simpatico e si può usare su tutti i tipi, diciamo su cofanetti, sulle scacchieri, sui giochi backgammon, sui tavoli, ma dappertutto si può usare questi disegni qua. Adesso mo lo vediamo insieme come si può fare. Allora cominciamo. Prima di tutto ci serviranno le nostre sgorbi per basso rilievo. Poi aggiungiamo un altro, dopo vi faccio vedere. Allora, che dobbiamo fare per cominciare? Dobbiamo fare un taglio intorno al nostro disegno. Il taglio lo facciamo senza coltello, lo facciamo con questa sgorbia qua. Ricordatevi, la tecnica di sicurezza è prima di tutto, quindi con un dito gli aiutate, le due dita sempre reggono. Quando siamo arrivati a un punto dove si gira, giriamo la nostra sgorbia perché si può tagliare da tutte e due parti. Arriviamo al punto, giriamo la nostra sgorbia. Giriamo la nostra sgorbia. Poi rigiriamo perché vedete qui va il taglio così, quindi giriamo la nostra sgorbia da questa parte. Qui dall'altra parte, quindi lo giriamo. Questi sgorbi sono universali. Prima di cominciare dovete sempre controllare che la vostra sgorbia sarà affilata bene. Che tanti mi chiedono, ma lo fai solo in taglio geometrico modificato? Dico no, fanno pure altre cose, solo che non vi facciamo vedere. Però piano piano vi faccio vedere tutto quello che lo so, che so fare. Allora, il taglio abbiamo fatto intorno al nostro disegno. Mo adesso intanto faccio questi qua da solo e poi ricominciamo con questo. Allora, dopo che abbiamo fatto il taglio intorno al nostro disegno, dobbiamo cacciare fuori un pochino. Ci sono due tipi per fare questi disegni qua. Allora, primo il tipo, togliere tutto il fondo e lasciare in alto tutti questi pezzi qua. E vi dico subito che sì, è più bello quando il vostro elemento è alto e il sfondo basso. Questo sì, più bello, ma vi faccio vedere adesso un altro, veloce, leggero e pure simpatico. Se vi servirà, mo vediamo. Allora, prendiamo sempre la nostra sgorbia e cominciamo
Că ce are fuori, intorno. Dobbiamo liberare un pochino. Zilo, vedete, piano piano dobbiamo liberare. Si può fare con il coltello. Vediamo con il coltello. Prendiamo il nostro coltello. Si può fare, però l'unica cosa è che qui ci sono le curve e quindi sul quando il coltello, quando gli girate mentre tagliate, si può spezzare questa punta qua. Quindi per questo motivo meglio piano piano, ma con questa. Allora, come lo vedete, li abbiamo liberato intorno. Ma io adesso vi ho fatto vedere come si fa. Adesso faccio un pochino ripasso e faccio più profondo. E faccio tutte queste parti qua, intanto. E dopo vediamo che dobbiamo fare. Allora, come lo vediamo, intorno ho liberato tutto. Già si vede un disegno, ma mancano queste parti qua. Questi vanno tolti. Questo. Allora, come lo facciamo? Cioè, si può fare con la sgorbia per basso rilievo, solo che la punta un pochino, cioè la misura questa da 0,05 mm, mezzo millimetro, via, questo qua. Ci sono più grandi, ma io ho preso, non ce l'ho, c'ho semicerchio, si può fare con semicerchio. Ora prendiamo questa parte qua e dobbiamo abbassare così. Sì. Questa parte è uguale. Ecco, abbiamo fatto stessa cosa su queste parti qua. Se mo non c'ho più piccola, se no questa si fa così. Si prende da una parte
si può fare con semicerchio, ripeto. Quindi, mo vedete voi quello che ce l'avete appresso, lo potete fare. Così. Insomma, queste parti qua vanno tolte così, pure questa dentro, ma faccio vedere questa parte qua e poi il resto faccio da solo. E allora, con semicerchio sì, si può fare. Qui mi sono sbagliato, mi sono dimenticato di fare un taglio. E poi bisogna pulire dentro in modo che sarà. Vedete, se non ce la fate con una sgorbia, tocca prendere l'altra. Insomma, dovete vedere le dimensioni delle sgorbie in modo che così. Ma queste parti lo faccio da solo e poi vediamo che scappa fuori. Allora, guardate, una leggera passatina con la carta vetrata. Mo tocca ripassare di più perché mo, giusto per farvi vedere. Guardate come scappa fuori il nostro disegno. Tanti lo lasciano così, pensano che è finita. Sì, si può lasciare pure così. Quando gli date il colore, passate con la carta vetrata, scappa fuori un bel disegno. Però mo noi adesso vediamo un'altra cosa. Prendiamo la matita e famo così. Fatte le frecce. Qui, poi da qui partiamo. Così, prendiamo un angolare o semicerchio. Mo, proviamo con angolare. Sì, prendo angolare. Allora, guardate. No, qui ci vuole un angolare più piccolo, ma non ce l'ho appresso. Intanto va pure bene questo. Qui tre non c'entrano, quindi lo famo due. Se c'era angolare più piccolo c'entrava, no, c'entra un altro. Guardate come sta cambiando il nostro disegno. Qui lo famo stessa cosa. Qui lo famo uno così, sì, famo uno così e uno così. Guardate. È tutto altra cosa.
clipul rău pe să mă fără cu zi. Mă... Insomma, adesso mo faccio tutti quanti e poi vediamo insieme come si vedono tutti quanti. Allora, come lo vedete, questo è il nostro disegno. Certo, qui si può fare pure con angolare per fare vedere da questa parte, da questa. Mo intanto lasciamo così. Per le sgorbi, spazi vuoti, sotto il video lascio sempre il mio numero di telefono. Per qualsiasi info mi potete contattare. Se non rispondo subito, rispondo più tardi, ma sono sempre disponibile. Se vi piace il video mettete like, iscriveteci sul nostro canale. Per le qualsiasi info sono sempre disponibile. Ciao a tutti.